abortire non deve essere necessariamente una scelta dolorosa. Nel mio caso è stata ovviamente una scelta ponderata, come posso averne fatte tante altre nella mia vita, ma non è stato né un trauma né un dolore. Ci troviamo di fronte al liceo classico statale Giulio Cesare a Roma, perché proprio in questo liceo recentemente agli studenti e alle studentesse è stato impedito di tenere durante la loro autogestione un corso di informazione sull'aborto farmacologico, l'aborto chirurgico, in generale sulla legge 194. È giusto parlarne, anche perché vediamo che in molti paesi d'Europa c'è un dibattito aperto che riguarda questo tema, dove ci sono opinioni discordanti, sì, ma io penso che sia comunque una libera scelta. La preside dell'istituto ritiene che un corso sull'aborto inciterebbe ad effettuare la pratica abortiva. Nella scuola ci deve essere diversità di pensiero e debba proprio essere un luogo di incontro, di scambio di opinioni. Non sarebbe proprio il caso di andare a censurare un argomento del genere. Sta alla singola persona a decidere se vuole tenere un bambino o è in grado di tenerlo. Beh, io credo chiaramente che sia un diritto assolutamente di ogni donna, quindi per me non ci sarebbe neanche, diciamo, da discuterne, quindi io sono assolutamente chiaramente con te nella scelta che hai fatto, l'avrei fatto anch'io. Una brutta mossa appunto vietare queste lezioni riguardo questi temi che comunque anche i ragazzi devono affrontare. E anche perché io appunto sono stata anche al Giulio Cesare e questi argomenti sono sempre stati all'ordine del giorno, quindi non vedo il motivo per cui adesso qualcuno si sia svegliato, insomma, abbia detto di censurarli in questo modo così improvviso. Questa cosa di non parlare delle cose importanti ultimamente è sempre più diffusa, sempre più pericolosa, sempre più fascista, e bisogna stare molto attenti.